Cari amici, siamo pronti per prendere il treno per andare a, vediamo solo in quadro qui, andare a Arbatax e documenteremo poi il viaggio, sperando che sia in grado di descrivere un po' quello che si vedrà, che deve essere un bel viaggetto all'insegna della scoperta della Sardegna, un pochino meno tradizionale dal punto di vista di vacanze, diciamo tradizionale. Andiamo! Tra poco saremo qui dentro, vedete, qua dentro, quindi a breve saliremo a bordo. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie! Bene, saliamo adesso sul treno e prendiamo posto. Oh, che bello! Io me ne starei qua. Oh. Andiamo dentro. Bene, abbiamo preso posto e adesso siamo quasi in partenza. Aspettiamo che il controllore venga a controllarci i biglietti. Il controllore controlla i biglietti e partiamo. Bello, sono contento perché mi piacciono i treni, come dicevo prima. Qui c'è anche la mia assistente, ovviamente, che mi assisterà se, non so, svenimenti o roba del genere. Ci abbiamo il choc, ci abbiamo l'acqua, ci abbiamo la merenda, perché senza merenda non si può stare. E partiamo, dai, partiamo, partiamo. Bello. Oh, si parte, G! Si parte! Dove ci porterà questo treno? Chissà. Andiamo alla scoperta, vero? Le montagne rocciose, ragazzi, le montagne rocciose. Allora ragazzi, guardate un po', incominciamo a viaggiare su questo trenino verde della Sardegna. Siamo sul ponte, ragazzi, sul ponte. Che meraviglia. Guardate i binari laggiù e il treno che gira. Che dire, mi piace tantissimo, sono amante dei treni, quindi mi piace, e questo in particolare perché mi ricorda molto il treno di Casella di Genova, quindi bello che passa attraverso queste terre così contaminate e molto belle. Ogni tanto passano delle case, chissà, dei ruderini forse, magari sono abitate poi. È molto bello, molto bello. Paesaggi incontaminati. Carini. Sì. Carini, vicini. Sì. Carini, vicini. Ho scoperto che mettono una catena al posto del passaggio livello, bellissimo. Ecco, guardate lì il pascolo di capre, ragazzi, le abbiamo beccate nel bosco, che bello. Guarda lassù, eccole lì, ciao caprette. Certo, pensare che un treno da 850 metri, che era Gairo più o meno, stavo cadendo, Gairo Tacquisano, 850 metri, scende, adesso saremo sui 340, quindi impicchiata scende, è una cosa bellissima. Guarda, G, vieni, ciao caprette. Eccoli, guardate, questo è un rudere, ragazzi, si scoprono cose belle in questo viaggio. Ruderazza, eccola. Ciao mucchetta, attenzione la prossima volta. Oh, che meraviglia, un passaggio a livello. Questi sono incustoditi, sono ancora così, però molto belli. Io non sono fuori dal treno, ma lui sì. Guardate il treno, guardate il treno, via. Il fiume, sì. È un po' un pesciueletto, vabbè, non piove. Ragazzi, cosa vogliamo farci, non piove. Le rocce della Sardegna.
che bella questa vallata. Un po' secco il fiume, peccato, però guarda che bello. Attenzione a non essere schiaffeggiati, ve l'ho detto una volta, ma lo ripeto. Se venite, attenzione alle piante che vi danno una sberla. Bella, bella, bella Sardegna, viva la Sardegna. Il boschetto, altri boschi, bello. E un altro rudere, guardate qua. Si scoprono delle cose interessanti. La terra sconfinata. Altri pascoli, guardate qua dietro, adesso guardateli. Ciao! Oh, guardate un po', siamo a Arzana, eh? Ciao Arzana! Ah, ciao! Arzana, bella questa stazione, guardate, tutta bella colorata. Oh, ciao, eccolo lì. Boschi verdi, meraviglia. Eccolo il trenino verde che solca le montagne. Siamo a Strapiombo, sulla montagna ragazzi. A strapiombo. Oh, che bella casupoletta! A ogni curva si apre un panorama diverso. Guardate un po' che bello. Questi colori meravigliosi. Siamo proprio a Strapiombo qua, eh. Guardate. Siamo proprio a Strapiombo sulla montagna. È bellissima come sensazione. Altro che montagne russe. Guardate lì, che spettacolo! Allora, ci lasciamo la stazione Lanusei. Addirittura si ci può ristorare perché c'è il bar, quindi si può scendere e prendere qualcosa da bere, qualcosa da mangiare. È una bella cosa questa. E continua il nostro viaggio, un altro borgo, vedete? Attraversato da questi binari, da questo treno. Molto bello. Quanti autobus. Qui c'è il nostro attore preferito, Champion. Allora, sono qua con la mia dolce bimba. E intervistiamo, cosa ne pensi di questo trenino? Parla qua dentro. Cosa bello. Ne pensi? Bello, bello, dov'è? Dove va? Ciao. Grazie per la compagnia. Grazie. Bello, bellissimo. Bei paesaggi. Stiamo vedendo delle cose bellissime, tutti questi posti a noi sconosciuti. Ecco qui, siamo dentro il borghetto. State attenti alle piante perché vi schiaffeggiano anche i gimbal. Non so se vedo male, ma lì c'è il mare. Eh sì, è proprio il mare. Eccolo lì, guardate lì. Ecco il passaggio a livello umano al lavoro. Bellissima sta cosa, mi stava trascinando. E beh, ragazzi, è una cosa molto bella questa, qui dove sei? Ecco una bella roccia, guardate, montagna proprio non tutta rocciosa come prima, ma vedete come cambia il panorama, come cambiano i paesaggi da una situazione all'altra, diciamo da un paesino all'altro. Che bei prati, che meraviglia! Venite in Sardegna sul treno verde. Tra l'altro si possono vedere anche dei sentieri qua, dove portano, chissà, però è anche uno spunto, no? Per una gitarella. Alta stazione, ne ho saltate qualcuna, scusatemi, ma alta stazione e siamo prima di Arbatax qui. Tortoli, siamo praticamente prima di Arbatax, quindi dovremmo arrivare. La prossima è la nostra. Mentre Tortoli lo lasciamo lì, vi invito a fare un giro su questo treno se venite in Sardegna. Mi potete anche rilassare un pochino, non come me che ho fatto delle riprese, mi potete mettere lì, vi leggete un giornalino, vi mangiate una merendina, vi rilassate e vi vedete tutta questa bella popò di panorami e paesini, montagne, campi, prati, tutto, di tutto, passate dappertutto. Cari miei ragazzi, da 850 metri siamo scesi a 25 metri, capite che la bellezza di questo trenino,
che dalle alture molto alte, montagne direi, vi porta fino al mare. Che cosa dite? Siamo al mare qua? Da cosa lo possiamo capire? Da qualche barca? Vedete? Siamo giunti al mare, dalla montagna al mare. Il porto dietro gli alberi. Forse siamo arrivati. Ah, adesso scendiamo dal treno. Ci andiamo a riposare. Allora, ragazzi, stiamo scendendo dal treno. Stiamo scendendo dal treno. Eccoci qua. Aiuto, fammi salvi, scesi dal trenino. Eccolo, il trenino lo lasciamo qui. Ciao ciao, grazie. La locomotivina è dall'altra parte. E questo è il treno verde della Sardegna. Quindi devo dire che mi è piaciuta questa esperienza, quindi la consiglio di nuovo a tutti. La grande locomotiva che ci ha portato. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!